Grazie di tutto, ma non sono una pornostar. Natalia Nemacinova, la 28enne tifosa russa, apparsa sugli spalti in diverse inquadrature TV durante la partita Russia-Egitto, ha negato di essere un star del porno. La bella e bionda tifosa di Golovin e Sochi era stata inquadrata più volte durante il match vinto dai russi per 3-1 con in testa il tradizionale copricapo Kolosnik. T-shirt sollevata fin sotto i seni, sorriso smagliante e tricolore orizzontale russo dipinto sulle guance. In un batter d'occhio la Nemacinova era diventata subito la fan di Russia 2018 più bella, e dopo poche ore diversi tabloid inglesi ne avevano scoperto un possibile recentissimo passato a luci rosse. Qualifica che la ragazza non ha apprezzato per nulla. In realtà, questa è una vecchia storia. 5 anni fa ho avuto una relazione con un ragazzo. Quando ci siamo lasciati ha pubblicato un video su internet e lì è iniziato tutto, ha spiegato la ragazza al New York Post. Non ho mai lavorato come attrice porno, non ho mai venduto il mio corpo per soldi, sono stata una modella per qualche tempo. Ma era un hobby, non un lavoro stabile. Tutto questo mi ha lasciato in stato di shock, ho anche pianto. Ho la fortuna che ci sono persone che mi sostengono e sanno chi sono. Sui vari database ufficiali dell'industria del porno il suo nome non appare, ma su Pornhub una ragazza bionda a lei molto somigliante, chiamata in diversi modi. Appare in diversi video molto amatoriali dove si distingue la presenza di un possibile ragazzo. Inoltre in almeno un paio di questi video il presunto ex fidanzato durante gli atti sessuali è accompagnato da un fortunato amico. Ma la Nemacinova comunque tiene a puntualizzare anche un altro aspetto fondamentale di questa esperienza mediatica: sostengo veramente la mia squadra nazionale. Sono stata in Polonia, Brasile, per la Coppa del Mondo 2014, e Francia durante Euro 2016. Un consiglio però, se ci tiene realmente a dissipare ogni dubbio faccia cancellare i filmati su Pornhub, le visite sui suoi presunti filmati sono nell'ordine di centinaia di migliaia.